Ciao fanciulle e fanciulli, oggi volevo parlarvi di questi nuovi prodotti. Sono dei matitoni della Revlon, sono matte e quindi ho detto ok, devono essere assolutamente miei. Sono andata da profumeria ieri e ho visto che c'era lo stand tutto nuovo e quindi ho detto wow, posso provare anche tutti i colori. Quindi me li sono provati tutti sulla mano e ho scelto questi due colori qua, anche se me ne piacevano altri due, però visto il costo che costano intorno ai 10 euro, cioè un po' più di 10 euro, poi vabbè, dipende da dove li acquistate. Ho detto vabbè, compriamone solo due per testarli. Io ho scelto questo colore super sparafresciato, che è questo che sto indossando in questo momento, che è il 210, che è Unapologetic, e poi ho scelto il 250, che è lo Standout. Dovrebbe essere così. E questo è un rosso rosso, un rosso scuro. Un bel rosso intenso e appunto questo qua è un colore un po' strano, un fucsia, sì, un fucsia, come posso definirlo? Un fucsia corallo, ecco, un fucsia corallo. E quando li ho provati ho sentito un leggerissimo profumo di menta che mi ha ricordato tantissimo questo, che sono i miei rossetti in assoluto preferiti, i miei matitoni preferiti, che sono quelli di Tarte, che ogni volta che vado negli Stati Uniti compro, e mi hanno ricordato tantissimo appunto questi matitoni. Anche questi qua sono matte. Questi ci sono matte, se non sbaglio sono tipo 6 colori o giù di lì, e ci sono anche quelli sheer, però non li ho neanche provati sulla mano, anche perché non mi interessavano, mi interessavano solamente questi. E mi hanno ricordato tantissimo questo. Le differenze fra questi due, qual è? Qua c'è più prodotto perché qui ci sono 0,9, no, 2,7 grammi. Ah no, qua ce ne sono di più. Che strano, qua ci sono 2,7 grammi, qua ce ne sono 3. Ah, perché forse qua l'ho usato tanto, perché ho provato a fare il paragone prima, tirandolo tutto fuori così. E qua, questo qua mi sembrava molto più grosso, però probabilmente non è così. Che qua ci sono 2, 3 grammi, qua 2,70. Vedete? Anche perché l'ho usato talmente tanto. Questi sono appunto così a scalpello, invece questi qua sono così appuntiti. Li ho già provati appunto entrambi. La durata è veramente buona. Rimangono sulle labbra anche quando voi poi comunque togliete il colore, vi rimangono le labbra colorate, come per questi. Sono confortevoli, non seccano le labbra, anche se rimane anche perché, come vedete, è un opaco, però non è un opaco tipo Ruby Woo effetto cipria, è un opaco confortevole e non opacissimo. Vedete, è un opaco leggermente lucido, quindi proprio questo lucidino dà quella comfort sulle labbra che se no vi fa le labbra tipo in carta pecorite, che non riuscite neanche a muovervi. Come durata mi sembra un'ottima durata, anche se io sono di quel partito politico che non ama i rossetti, quelli che non si tolgono più. Ci sono appunto tantissime ragazze che si lamentano del fatto che un rossetto non duri 3-4 ore. Io sono felicissima. Io preferisco ristendere il rossetto 5-6 volte di quei rossetti che non vanno via neanche se sparate col fucile. Tipo, ho provato, forse era proprio di Revlon, quel rossetto che mi era durato 2 giorni sulle labbra che non riuscivo a farlo andare via. Ecco, ho sempre un po' di timore su quei prodotti troppo persistenti. Non lo so, non mi sono mai piaciuti così per partito preso i rossetti, quelli che non vanno via, e anche se vi struccate continua a rimanere l'alone per giorni e giorni. Mi sa sempre di qualcosa di molto chimico, di molto forte. No, poi pensare che io comunque mi sto mangiando questa cosa qua che non va via sulla pelle. Io sono più per i rossetti che vanno via dopo 2 ore di quelli che non vanno via dopo 20.
Però questi qua sono, mi sono piaciuti tanto, quindi appunto volevo parlarvene. Questi qua sono Revlon Color Color Burst, ecco, sono i matte Balm e mi sono piaciuti. Non penso che comprerò gli altri, anche perché di tantissime colorazioni ho questi qua di Tarte che io stradoro. Quindi, se anche voi eravate innamorati dei Tarte, cercate una soluzione irreperibile in Italia, io vi consiglio questi matitoni. Ripeto, belli colori, rimangono a lungo sulle labbra, sono confortevoli, non li sentite, riuscite a stenderli bene, senza matite, senza pennellini, hanno dei colori molto forti, hanno anche un arancione esagerato, secondo me molto difficile da portare, un rosa molto carino, anche quello lì mi è piaciuto, però ce l'avevo già su Tarte, un altro color rosso labbra. Mi era piaciuto molto, però era simile troppo a questo qua che ho già. E poi c'era un color nude. Veramente, se vi capita andatele a vedere perché che mi sono piaciuti. E niente, con questo è tutto. Spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Spero di vedervi in tantissime, di poter finalmente dare un volto a tutti i nomi che da tantissimi anni vedo sotto i miei video. E veramente non vedo l'ora di vedervi.